Lì, il biondo, la viola e Gianguido alternavano la lettura su un tablet con profondi sospiri. «Basta! Adesso fate silenzio!» irruppe dalla cucina la Gina con una voce che non ammetteva repliche. «Non ho ancora preso il mio secondo cappuccino di soia della mattina e mi state facendo venire un gran mal di testa, tutti quanti!» «Ma Gina!» provò a intervenire il biondo con un tono di voce decisamente di qualche ottava più bassa rispetto a quello che aveva impostato. «Con quello che è successo, come puoi pretendere che non se ne parli?» La Gina girò rapidamente lo sguardo sui clienti del bar e si rese conto dell'atmosfera particolare che si respirava. «Datemi quel coso, comunque si chiami», ringhiò verso il trio. «Se non mi avvertite che c'è qualcosa da leggere, non potete pretendere che lo sappia. Non passo mica tutte le giornate con la faccia nel giornale o in quelle diavolerie elettroniche. Io ho gli occhi stanchi, la cataratta, furia di cucinare, non mi dà pace». «Ma mica cucini con gli occhi, zio Can», provò ad obiettare Gianguido. «Io cucino con tutta me stessa, occhi, mani, cuore», rispose con aria offesa la Gina. «E se non te ne sei mai accorto, vorrà dire che sputerò anche nel tuo di piatto da oggi in poi, tanto per te non fa differenza», urlò, suscitando il silenzio immediato di tutta la sala e un sommesso, io lo sapevo, provenire da un tavolo. «Esattamente che cosa sapevi, Carlo?» sibilò la Gina, scandendo le singole lettere come se ognuna fosse un chiodo sulla bara del povero Don Toccarelli che aveva osato parlare. «Sapevo, niente». Lo sventurato provò con un salvataggio in corner, cercando di lasciarsi alle spalle l'ingrediente segreto della Gina e lanciandosi sulla cronaca. «Parlavo di quello che è successo. Ecco, gli ambienti altolocati sono tutti uguali, troppi soldi, troppo alcol, troppe sigarette, forse droga e troppe donne, soprattutto troppe donne. Quelle ti succhiano via ogni energia, ti lasciano avvizzito come un vampiro che ha visto la luce. So cosa dico, fidatevi, ormai non scorre nemmeno una goccia di sangue nelle mie vene, maledette zecche», concluse Carlo, che affatto convinto della riuscita del suo diversivo, iniziò a pensare a un modo per svignarsela senza essere notato. Forse la soluzione migliore era la mossa dell'opossum, fingersi morto. Così cadde rumorosamente dalla sedia.